Questo programma è offerto da Sparco, Motorsport dal 1977. GL Hydraulic, componenti oliodinamici. Buonasera amici appassionati di rally e benvenuti ad una nuova puntata di Rally Dreamer TV. Questa sera eccezionalmente dagli studi di Bologna, io sono Elisa Mazzucchelli ed ovviamente non sarò sola perché insieme a me c'è il boss Mirko Tognarini. Ciao Mirko. Ciao Elisa e buonasera a tutti voi. Sì, questa sera a differenza, credo che sia la prima volta che facciamo tutto dallo studio di Bologna, a differenza di tutte le altre sere, ma questo non cambia assolutamente niente. Parleremo di rally e ci divertiremo insieme. Ed ovviamente abbiamo un grande ospite, reduce dal 15° rally Val d'Orcia con un terzo posto assoluto ed un primo posto nel campionato terra, consolidando una delle migliori prestazioni in carriera. Insieme a me e Mirko Tognarini in studio abbiamo Tommaso Ciuffi, benvenuto. Buonasera a tutti, come sempre un piacere essere qua con voi e grazie dell'invito. Tommaso, un weekend veramente andato alla grande, è stato un successo davanti a piloti anche di caratura internazionale, anche iscritti al campionato italiano Rally 2024, un podio che si concretizza, diciamo, dopo una prestazione eccellente, sicuramente una tra le migliori della tua carriera. Raccontaci la tua gara. Sicuramente una bellissima gara, Rally della Val d'Orcia. Per noi non è stato semplice iniziare la gara, che venivamo da un errore al rally di Foligno, e quindi, che dire, abbiamo fatto un fine settimana veramente quadrato nei minimi dettagli. Siamo partiti nelle prime due prove del sabato con molta calma, perché comunque dovevamo io e Pietro riprendere il feeling, la tranquillità, soprattutto io alla guida. E dopodiché domenica abbiamo attaccato, eravamo sempre lì molto vicini, prova dopo prova ci avvicinavamo sempre di più ai diretti avversari. Poi le ultime due prove sono state quelle dove abbiamo fatto un po' la differenza, naturalmente facendo anche strategia con il team, anche con Pirelli, e quindi niente, siamo arrivati a un bellissimo risultato che oggi ci dà sicuramente grandissimo morale per il proseguimento del campionato. L'hai detto tu, mi hai anticipato, le condizioni erano un po' proibitive, insidiose, il fondo polveroso vi ha costretto ad utilizzare una strategia specifica fin dalla qualifying stage. Direi che però è stata la strategia vincente. Sì, sicuramente insieme al team RF, e colgo l'occasione per ringraziare il loro lavoro, perché comunque stiamo effettuando un ottimo lavoro insieme, ma anche con Pirelli abbiamo lavorato bene, siamo riusciti a fin da subito a quadrare bene la nostra strategia ed è risultata poi così vincente, quindi meglio di così non poteva andare. Allora, la prima cosa che ti voglio chiedere è questa, Tommaso: devo darti del tu o dopo questo risultato devo darti del lei? Questo già è un problema grosso per me. Ma lo sai, io ti chiamo zio, quindi mi puoi dare sempre del tu. No, a parte tutto, una grandissima soddisfazione vederti sorridente su quel podio, perché la volta prima non era andata proprio bene. E poi un podio ci voleva, perché stai tenendo un ritmo gara forsennato. E questo è bello, perché ti abbiamo visto veloce, concreto, ma tranquillo e soprattutto sorridente. All'uscita di ogni prova speciale, quando c'erano le dirette, io guardavo e ti guardavo direttamente negli occhi e vedevo ancora un gran sorriso, e hai detto più volte: mi sto divertendo un casino. Era così? Era così, infatti la cosa più bella è guidare con il sorriso, perché comunque quando vai a fare una cosa che veramente ti piace, sei consapevole di quello che stai facendo, con la massima sicurezza e tranquillità, tutto viene più semplice. E oggi questo è quello che mi sta accadendo in quest'ultimo periodo, nonostante vengo da un errore brutto, stupido direi, da principiante, però fa parte del gioco. Però questo rally della Val d'Orcia è stato bellissimo, uno perché le strade erano fantastiche, bellissime, l'organizzazione ha fatto un ottimo lavoro, e dopodiché io e Pietro in macchina abbiamo un grandissimo feeling, ci divertiamo e tutto viene più semplice. C'è da dire che, me l'hai detto anche tu, e questa è cosa verissima,
Avete fatto un errore per uno, te è l'uomo che viene al di là dei confini dell'Italia, del quale non dico il nome perché lo sbaglierei, e quindi lo chiamiamo come l'uomo lo straniero volante sulla terra, e soprattutto una Yaris che sembra veramente imprendibile, anche come è successo, l'abbiamo visto sull'asfalto e sulla terra, già è già successo che ha vinto una prova, e secondo me anche in questa occasione, se non avesse sbagliato, sarebbe veramente stato imprendibile. È così, la pensi così anche te? Sì, sicuramente Aquila è veramente veloce. Dice Aquila, così l'ha detto lui e io non sbaglio. È veramente veloce, è un pilota professionista e dà la possibilità di stare sempre in macchina, e quindi naturalmente è più allenato di noi, perché sappiamo tutti che più stiamo in macchina, più facciamo chilometri e più andiamo veloce. Quindi lui anche lo scorso fine settimana era al rally dell'Ungheria ed era primo, tra l'altro, quindi vuol dire che il passo anche in Italia è veramente alto, e questo a noi ci fa onore, nel senso, quindi comunque avere un pilota di un certo calibro anche in Italia per noi ci sprona, noi piloti comunque ci sprona a fare sempre meglio e non plafonarsi lì in quel passo che magari sarebbe sicuramente più basso in confronto a quello che oggi c'è. Sì, ma per starti davanti ha sbagliato anche lui, quindi vuol dire che stai tenendo un ritmo buono anche te. A questo punto penso che manchi una cosa sola per chiudere quello che sembra il campionato perfetto nell'anno perfetto, perché gomme sono giustissime. La macchina è giustissima, il team è giustissimo, Babbo Ciuffi è contentissimo, io sono più contento ancora, manca solamente che arrivi la nuova RS, no? Sì, dai, so che il team ci sta lavorando, le consegne, insomma, sappiamo tutti che sono risicate, però so che il team RF vuole a tutti i costi portarmi la nuova, vediamo se già dall'Adriatico oppure da San Marino. Noi non abbiamo fretta, sinceramente, di montarci sopra, anche perché ci stiamo trovando molto bene con questa, abbiamo comunque più esperienza, quindi vuol dire poi dopodiché fare chilometri, fare giornate di lavoro in più per poi essere comunque al passo subito con la nuova macchina. Quindi per ora non abbiamo fretta di montarci sopra. Prima di passarti ad Elisa per un'altra domanda, io vorrei dedicare 30 secondi esatti a un grande. Si chiama Pietro e siede nel sedile di destra della tua Skoda. Un ragazzino che in pochissimo è arrivato al vertice della professionalità insieme a te. Sì, Pietro è veramente un ragazzo con una capacità, con delle capacità incredibili. Questa gara qua voglio veramente ringraziarlo, perché sull'ultima prova, infatti poi il giorno dopo l'ho chiamato, e questo Pietro lo può confermare, l'ho chiamato e gli ho detto: l'ultima prova l'hai vinta tu da solo, perché poi ho riguardato il camera car e mi ha saputo spingere nel momento giusto. Poi comunque c'era il finlandese che era in mezzo alla strada che ci ostacolava il passaggio, però comunque ci passavamo, però è stato molto bravo, molto concentrato, magari ero un pochino teso sul finale perché magari volevo portare a casa questo risultato, e magari in quel momento ti viene dei pensieri un po' brutti, ma sinceramente Pietro è stato veramente un grande, e questo bisogna dire, dare a Cesare quel che è di Cesare. Giusto, a Pietro. Complimenti ancora per questa meritata vittoria tua e di tutto l'equipaggio, ovviamente. Ora testa al prossimo appuntamento, che è il rally dell'Adriatico, che sarà circa dopo la metà di maggio. Questa vittoria immagino sia propedeutica per arrivare con uno spirito più potente, no? Sì, si torna al rally dell'Adriatico, sarà a Cingoli, fondi che a noi ci piacciono molto. Lo scorso anno comunque abbiamo fatto molto bene su quei fondi lì, abbiamo fatto un secondo posto assoluto, quindi la gara ci piace, non sappiamo quest'anno, so che ci saranno delle novità, però non vediamo l'ora di risalire in macchina perché è già troppo tempo che siamo fermi. Bene, adesso dal rally della Val d'Orcia passiamo direttamente al rally Regione Piemonte, dove le telecamere di Rally Dreamer ovviamente erano presenti, e torniamo a parlare quindi del secondo round del CR Sparco, valido anche per il CRZ, dove Basso e Granai si portano a casa il primo successo su asfalto con la nuova Yaris GR, aggiudicandosi la vittoria assoluta. Ed è proprio Basso ora il nuovo leader in campionato, in seguito ad un errore di Crugnola e Ometto, che vedono invece svanire la possibilità di aggiudicarsi l'ennesima gara di campionato. Vi raccontiamo i dettagli nel prossimo servizio.
Questo servizio è offerto da... Amici di Rally Dreamer, benvenuti nelle Langhe. Oggi scopriremo insieme le cittadine che ospiteranno questo 18° Rally Regione Piemonte. Santo Stefano Belbo rappresenta lo scrigno che custodisce arte, cultura e letteratura. Noto come paese natio di Cesare Pavese, custodisce al suo interno diversi siti storici. I resti dell'abbazia romanica di San Gaudenzio, il santuario di Moncucco, l'antica chiesa parrocchiale dei Santissimi Giacomo e Cristoforo e la torre medievale. Alba costruisce nel tempo la sua storia come preistorico villaggio neolitico nel Cherasca. Piazza San Giovanni conserva le prestigiose vestigia del tempio e ricorda l'Alba Pompeia e il suo imperatore Pertinace. La circonvallazione disegna il tracciato delle antiche mura in parte visibili dalla piazza del Palazzo Vescovile, mentre lo skyline è ancora oggi quello della città medievale delle 100 torri. Amici di Rally Dreamer, io direi di lasciare la parola ai motori e gustarci il passaggio del 18° Rally Regione Piemonte. L'intensità e il grande valore tecnico sono stati gli elementi che hanno caratterizzato la 18ª edizione del Rally Regione Piemonte. Il secondo appuntamento 2024 del campionato italiano assoluto Rally Sparco ha proposto sulle strade albesi patrimonio UNESCO una sfida vibrante, dove i colpi di scena hanno tenuto costantemente alta l'attenzione. Una 2 giorni che ha richiamato un pubblico entusiasta, attratto oltre che dai migliori interpreti del rallismo italiano, anche dalla particolare attrazione internazionale, costituita dalla presenza di Andreas Mikkelsen, campione in carica del WRC2, giunto ad Alba insieme al team Hyundai Motorsport per affinare le strategie in vista del prossimo impegno iridato in Croazia. Una gara che ha preso il via con la Power Stage, nei pressi di Santo Stefano Belbo, che ha messo in luce Andrea Crugnola. Il pilota lombardo, campione in carica della serie tricolore, già vincitore del primo round in Toscana, è sembrato subito molto determinato, mettendo la Citroen C3 che divide con Pietro Ometto davanti alla Hyundai di Andrea Nucita, alla Skoda di Marco Signor, alla Citroen del francese Stéphane Lefebvre e alla Toyota Yaris di Giandomenico Basso, quest'ultimo particolarmente atteso, dopo la convincente prestazione in terra toscana, con l'ultimo modello della casa nipponica. Crugnola si ripeteva sul secondo tratto a Cossano, precedendo Basso che intanto riusciva a prendere un buon ritmo, tanto da far segnare il miglior tempo sul parziale di San Donato Trezzotinella, che concludeva la prima giornata. Un primo assaggio di questo appuntamento, che vedeva Andrea Crugnola guidare la classifica assoluta, seguito da Basso a 1 secondo e 9, da Nucita a 2 secondi e 5 e dal transalpino Lefebvre a 4 secondi e 6. La seconda tappa del Rally Regione Piemonte apriva la giornata di sabato con il suggestivo ritorno della prova di Diano d'Alba, dove Basso vinceva nuovamente, portando il suo distacco dal leader Crugnola a soli 8 decimi. Andrea Nucita era invece protagonista di una violenta uscita di strada, affrontando il Dosso, dove la Hyundai terminava la sua corsa nel prato al lato della strada. Un fuori programma senza conseguenze per l'equipaggio. Crugnola ritornava prepotentemente in cattedra sul parziale di Cossano, dove il suo vantaggio su Basso diventava di 5 secondi e 8. Il primo passaggio sulla Vesime registrava ancora un successo di Crugnola, mentre quello di Luazzolo registrava il successo di Lefebvre davanti a Signore da Prat. Ma soprattutto questa prova regalava l'ennesimo colpo di scena. Andrea Crugnola usciva di strada e, pur riuscendo a ripartire, perdeva oltre 3 minuti, scivolando lontano dalle zone del podio. A questo punto Giandomenico Basso e Lorenzo Granai assumevano il comando delle operazioni, controllando le mosse di un Lefebvre particolarmente incisivo. Crugnola vinceva anche sul secondo passaggio a Diano, ma la sua prestazione era utile soltanto a cercare di risalire la classifica assoluta. Il secondo tempo di Basso invece era prezioso per tenere a debita distanza il francese Lefebvre. Si tornava nuovamente a Vesime, che premiava il francese Nicolas Saman, in gara con Yannick Roche sulla Hyundai i20 davanti a Campedelli e Basso.
la gara si concludeva a Loazzolo con un nuovo successo di Siaman davanti a Campedelli, a Signor e Crugnola. Nel cuore di Alba, gli organizzatori hanno allestito in modo impeccabile la zona di arrivo e alla presenza di centinaia di appassionati ha premiato il loro lavoro. Sì, un grande successo questo grazie anche al campionato italiano, al campionato promozione, al campionato rally di zona e a tutti i trofei. E abbiamo veramente avuto un numero di iscritti notevole. La gara, come sempre, si è dimostrata una gara molto tecnica e anche difficile. Per noi è una tradizione, il rally fa parte dei nostri eventi più importanti che abbiamo ad Alba, in tutto il nostro territorio. È un evento che ormai è diventato nazionale, ma secondo noi vale molto di più per i piloti che arrivano da tutto il mondo ormai, con i campioni che sempre ci fanno visita ogni anno, e ogni anno ce ne sono sempre di più. In attesa che inizi la cerimonia di premiazione, per noi di Rally Dreamer TV è arrivato il momento di dare la meritata visibilità ad ogni vincitore di classe. Leggendo la classifica dal basso verso l'alto, cominciamo con Fabio Azzaretti e Claudia Spagnolo, che pur usufruendo della formula del Super Rally, sono riusciti a portare alla vittoria di classe Racing Start Plus fino a 1600 di cilindrata la loro Citroen Saxo VTS. Vittoria in solitaria in classe N1 per Giuseppe Marengo e Marco Bolla, in gara con una piccola MG Rover 105. Patrick Chironi e Yannick Gangi, la vittoria di classe R3, l'hanno voluta ad ogni costo. Ritirati il primo giorno, sono rientrati in gara con la formula del Super Rally e con la loro Renault Nucleo hanno tenuto duro fino alla fine. La classe Rally 5 R1 ha contato al via un solo equipaggio, quello composto da Giovanni Battista Bormida e Anna Maria Lamattina, che con la loro Renault Twingo, indubbiamente in penuria di cavalleria per le strade piemontesi, non hanno sfigurato affatto. Nessun avversario con cui confrontarsi per Denis Letey e Nadir Bionaz, vincitori della classe RA5 nazionale, in gara con una Suzuki Swift Sport. Stefano Fausone e Andrea Zavattaro, vincitori della classe Racing Start fino a 1600 di cilindrata, con la Rover 216. Rimasti da soli in classe A7 già nella prima parte della gara, Pier Giacomo Riva e Alessandro Mattio hanno pensato bene di portare a casa una vittoria senza mettere a repentaglio l'integrità della loro Renault Clio Williams. Fabrizio Faletto e Paola Moia in classe A5 hanno fatto un altro mestiere. Con la Peugeot 106 hanno rifilato oltre 6 minuti di distacco al primo degli inseguitori. In una classe K10 decimata dai ritiri, Andrea Lomonaco e Fabio Gulmini hanno saputo cogliere al volo l'occasione di festeggiare la vittoria, inondando di spumante il cofano della loro Citroen C2 VTS. I primi due equipaggi della classe A0 sono veramente andati forte. Ad avere la meglio sono stati Giovanni Andrea Robone e Roberto Fugazza, che hanno messo alla frusta per tutta la gara la cavalleria della loro Fiat 600. Ritirati il primo giorno, Luca Ruggero e Gianluca Saglietti sono rientrati in gara con 3 minuti di penalità che appesantivano la loro Mitsubishi Lancer Evo 10 ed hanno comunque dimostrato di essere i più forti, conquistando il primato in N4. Potevano anche mangiarsi una pizza lungo le prove speciali e avrebbero vinto comunque la classe N3 per mancanza di avversari. Ed invece, Riccardo Gandolfi e Serena Vacchieri con la fida Renault Clio RS hanno sempre tenuto tempi da metà classifica assoluta. Ci risiamo. Peugeot 106 e un piede destro granitico, quello di Cave, che navigato da Fabio Treccani mette tutti in fila in classe A6, rifilando quasi 3 minuti al secondo di classe. Tra le tante Suzuki di classe Racing Start TB fino a 1000 di cilindrata, a dominare dall'inizio alla fine ci hanno pensato Lorenzo Varesco e Nicolò Bottega, imprendibili per tutti, naturalmente in gara con una Suzuki Swift. Le lancette del cronometro hanno fatto oltre un giro completo per segnare il distacco imposto da Paolo De Marco e Loretta Tedesco ai loro avversari in classe N2. Con la Peugeot 106 a loro disposizione, si sono tolti la soddisfazione di mettersi dietro auto più blasonate, anche nell'assoluta. Il secondo round del trofeo Suzuki se lo aggiudicano i vincitori della classe RA5H,
Sebastian Dalla Piccola e Fabio Andrian, naturalmente in gara con una Suzuki Swift Hybrid. Ad ogni prova speciale, Sergio Patetta e Alessandro Maria Allocco lanciavano una badilata di secondi sui cofani delle auto dei loro avversari, vincendo la classe Rally 4 R2 con oltre 3 minuti di vantaggio sul secondo. La classe più combattuta del gruppo è stata sicuramente la Rally 5, con i ragazzi del progetto AC Team Italia. L'ultima prova speciale ha decretato vincitori Matteo Doretto e Marco Frigo, anche se con la loro Renault Clio Line sono stati davanti per soli 3 decimi. Ancora una gara da incorniciare, quella dei nostri Gianandrea Pisani e Massimo Moriconi, che cavalcando la Peugeot 208 di casa Lion Team hanno ottenuto la vittoria di classe Rally 4 ed il primato tra le due ruote motrici, che consolida la loro leadership nel campionato italiano. Tanta roba! Gara di esordio per il GR Yaris Rally Cup e a mettersi al collo la corona di alloro dei vincitori della classe R1T nazionale 4x4 sono stati Salvatore Locascio e Gianfrancesco Maria Rappa, vincendo il duello con i secondi per soli 1 secondo e 6 decimi. Ottima la gara di Dominguez Bejarano e Rogelio Penate Lopez, che con la Ford Fiesta 4x4 sono arrivati ad un passo dalla top 20, ottenendo la vittoria di classe Rally 3. Torniamo davanti alla pedana di arrivo, dove i primi tre stanno cominciando a salire sul podio. Terza posizione assoluta per Simone Campedelli e Tania Canton su Skoda Fabia. Secondi assoluti Stéphane Lefebvre e Antonia Mar in gara con la Citroën C3. Vincitori della 18ª edizione del Rally Regione Piemonte e autori della prima vittoria sugli asfalti italiani della Toyota Yaris RS, Gian Domenico Basso e Lorenzo Granai. Sentiamoli ai nostri microfoni. Questa è stata una gara veramente difficile, che mi ha messo a dura prova e ci ha messo a dura prova. I nostri avversari stanno veramente spingendo molto forte, siamo riusciti a mantenere la concentrazione fino alla fine, non era facile, soprattutto in queste strade molto sporche e molto particolari, una gara atipica rispetto a tutte le gare del campionato, quindi doppia soddisfazione. Le telecamere di Rally Dreamer TV erano ad alba soprattutto perché la gara era anche valida per il Coppa Rally di zona. Quindi, ricostruendo un podio virtuale, andiamo a sentire le impressioni all'arrivo dei primi tre. Cominciamo dai terzi classificati, Federico Santini e Tatiana Santini, in gara con la Skoda Fabia. Oggi è stata una gara non tirata di più, abbiamo lottato sul filo del decimo e sul filo del secondo tutto il giorno. È stata anche veramente una gara che psicologica, perché c'è stata una prova che abbiamo fatto 16 anni di ritardo, dunque ci ha demolito mentalmente. Secondi classificati Patrick Gagliasso e Dario Beltramo, anche loro su Skoda Fabia. È sempre bello comunque fare una gara lunga, misurarsi con tante persone che vanno forte, quindi nel complesso siamo assolutamente contenti. Siamo qua, ci siamo divertiti e quindi va bene così. Vincitori della classe CRZ al 189esimo Rally Regione Piemonte, Elvis Chantre e Massimiliano Bai su Skoda Fabia di casa d'Ambra. Gara veramente difficile, c'era comunque da combattere con i nostri avversari, non era facile. Pedersoli è partito forte, noi eravamo leggermente davanti, sapevamo che c'era da fare una battaglia importante. Qui era soprattutto non bisognava fare nessun errore, perché il coefficiente 2 è presente solo in questa gara, dunque era importantissimo arrivare in fondo, prendere il massimo del punteggio. Che gara d'alba e che organizzazione! Rally Dreamer, tanta roba! Bellissime immagini, Mirko, hai qualche commento da fare sulla gara? Sì, qualche commento, lo sapete, ce l'avrei da farlo, anzi l'ho già fatti nei miei 180 secondi di giovedì scorso e secondo me si sta passando un po' il limite, troppi errori, troppa velocità, troppe non lo so, c'è qualcosa che ancora non quadra bene, tanto spettacolo ma forse non tutti sono all'altezza di questo spettacolo, ci sarà da ragionarci un po' sopra. Bene, siamo arrivati in fondo a questa 12ª puntata di Rally Dreamer TV. Io comincerai a fare il solito giro di saluti e partirai ovviamente dal campione Tommaso Ciuffi. In primis ringrazio Rally Dreamer
Poi naturalmente ringrazio tutti i miei partner che mi danno la possibilità di correre e quindi li ringrazio molto e ringrazio il mio team RF e Pirelli. Grazie a tutti. Grazie a te Tommaso, Mirko, a te i saluti. Ma io intanto ringrazio voi invece perché ci fate crescere sempre di più, perché i numeri ci danno ragione, ma perché voi ci state guardando. Il mio saluto è sempre il solito, ormai lo conoscete, lo urlate a tutte le assistenze in tutte le prove speciali. Rally Dreamer, tanta roba! Ebbene, con il saluto del boss chiudiamo questa puntata. Io vi ricordo di seguirci su tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, TikTok ed ovviamente anche sul nostro canale YouTube. Io vi aspetto, come sempre, ogni giovedì in onda alle 21 in diretta sul nostro canale YouTube e su Facebook con Rally Dreamer News. Un buon proseguimento di serata. Questo programma è stato offerto da.